Che motivazioni aveva Sara? Cioè, cosa cercava secondo te, nel senso quello che poi pensavi tu per prepararti anche come attrice? Cioè, Sara, che cosa voleva fare con questo bambino? Qual era, pur non potendo, sapendo di non potersene prendere cura, continuare a ricercarlo? Lei lo voleva non perché per un istinto materno, perché è chiaro che lei non ce l'ha questo istinto materno. Lei lo rivoleva perché come voleva una cosa sua. Allora lei dice che è mio, nessuno può togliere qualcosa di mio. Per lei non vedeva questa creatura come una cosa lontana da sé, una cosa che lei ha portato dentro, ma non è sua, non è il suo esofago, è una creatura con una vita a sé stante. Lei no, per lei era un terzo braccio che può muovere, può mettere di qua, di là, e quindi lei lo voleva per quello. Poi naturalmente questo è il motivo apparente, naturalmente c'è un legame inscindibile tra madre e figlio. E se lei avesse avuto la possibilità, se fosse stata aiutata da qualcuno, probabilmente sarebbe stata magari una madre, non dico migliore, ma una madre, perché sicuramente non lo è. Quindi lei vuole un testimone, vuole un compagno, qualcuno con cui potersi drogare, qualcuno, capito, che da poter trascinare nella sua discesa di vita. Ma anche forse un testimone per dimostrare che tutto quello che ha fatto non è un fallimento. Sì, Cioè, infatti fondamentalmente. JT è ossessionato dalla madre. JT, la madre è morta tanto tempo fa, continua a scrivere della madre, e la ama, e questo esce dal film. Comunque il film è la storia di un bambino che cerca di vincere l'amore di sua madre, e di ottenere l'amore di sua madre. La Non è gravità. capace di amare, perché lei l'amore dei suoi genitori era solo violenza, e quindi lei non sa che amare in quel modo. Questo è terribile. Senti, ma anche in Scarlet Diva tu metti in scena una gravidanza o comunque il sogno e l'incubo di una gravidanza. Per te, il rapporto con una vita che nasce da te, visto che sei diventata madre, che cosa rappresenta? E perché l'hai ricercato anche in Scarlet Diva? Qui partiamo da un testo che già c'è. Ma a quei tempi perché era un desiderio che avevo. Oggi perché è una storia, cioè oggi, quando lessi il libro, mio figlio era piccolo, quindi mi colpì una madre così criminale, cioè una madre capace di questo. Era incomprensibile, ho avuto fatica a leggere questo libro nelle prime pagine, le prime 30 pagine. Poi mi ha affascinato non tanto lei, appunto, la storia di questo bambino. E poi ho pensato che fosse una storia importante da raccontare dal punto di vista proprio di informazione, per informare che questo accade nel mondo, perché le persone che si alzano dal cinema e se ne vanno perché non riescono a sopportare questo, sono le stesse persone che magari leggono queste violenze sui giornali e dicono: ah, ma è terribile, vanno a mettere i fiori davanti. Però prima che accadesse questa violenza, davanti alla porta dove è successa la violenza, capito? Quando succedeva questa violenza, i vicini di casa non facevano nulla, quindi fanno paura le persone che non vogliono sentire questa storia, perché è una storia vera e questo vuol dire che accade nel mondo, non solo nell'America schifosa che siamo abituati a conoscere sui giornali, anche in Italia, dove ho studiato molto i problemi, ci sono dei casi analoghi, e quindi penso che sia un'informazione importante da passare. Ma l'America com'è stato? Cioè, tu comunque affrontando il libro di G.T. Leroy sapevi che comunque il film l'avresti fatto in America, comunque una scelta penso per te, tu l'America ormai dovresti conoscerla abbastanza bene, per lavoro comunque. L'America che conosco io non è la vera, perché conosco Los Angeles, New York, le grandi città, ma l'America che ho conosciuto in questo film è un'America che noi umani neanche possiamo immaginarci. È un'America veramente, cioè un paese, un continente veramente Ma pensi che questa storia potevi raccontarla anche in Italia, volendo? orripilante. No, perché dal punto di vista estetico, questi parcheggi giganteschi, queste mostruosità, questi franchise, questi luoghi tutti uguali, questa desolazione, no, è prettamente americana, e anche proprio del sud, di quel Bible Belt, di quella cintura della Bibbia, ci sono gli United States of Canada e poi c'è il Bible Belt, che è l'America vera. Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
la mia forte roccia. Devi imparare a chiudere quella cazzo di bocca! Vattene via, brutto pezzo di merda, posseduta dal demonio! Vattene via! Fuori di qui! La scelta di comunque tutti questi attori che fanno dei camei nel film, da Winona Ryder, Marilyn Manson, Michael Pitt, come mai hai deciso di inserire queste persone nel tuo film? Che sono dei bravi attori, mi sembravano giusti dei ruoli, semplicemente non erano i miei amici, non li conoscevo prima di fare il film, sono persone che ho contattato che mi sembravano giuste per quei ruoli e hanno accettato di fare il film anche loro perché capivano la valenza morale. Sei soddisfatta del film? Sì. Questa è la cosa importante. Sì.